Museo Magma è stato individuato come soggetto capofila di un progetto sugli archivi minerari e siderurgici di un territorio vasto, dalla Miata all'Isola d'Elba, passando per la Piana di Follonica e quindi per Piombino. È la storia quindi di questa terra, di questo territorio, e racconta in qualche modo la geografia sia appunto di un territorio vasto che va dalla Miata fino all'Isola d'Elba, ma soprattutto la storia lavorativa di un territorio, gli uomini, la cultura e quindi la costruzione di una società civile che si è basata su questo fondamentale elemento appunto che era l'attività estrattiva da una parte e quella di trasformazione della materia dall'altra. Il progetto è stato capace di mettere in rete queste realtà che per loro abitudine tendono appunto a lavorare in maniera individuale. È chiaro che la conservazione di un archivio racconta la storia specifica di quel luogo, di quel territorio, di quel contesto. Riuscire in qualche modo, proprio per un progetto articolato, a far sì che queste realtà dialoghino fra loro ha permesso davvero una condivisione, uno scambio, non soltanto di notizie, informazioni, ma soprattutto spesso anche proprio di competenze, perché poi quello che sta dietro ad un archivio è anche la capacità di saperlo valorizzare, le modalità con le quali si racconta. Ecco, tutto questo è stato possibile proprio nel momento in cui si è generato questo sistema. Ognuno dei portavoce dei singoli archivi ha partecipato a questo percorso itinerante, quindi conoscerà parte dell'altro. Ecco, io credo che questo sistema sia quello che non c'era e che adesso invece c'è. Sono stati messi insieme tre province, Livorno, Siena e Grosseto, e quindi addirittura tre reti di archivi e biblioteche, e ben quattro parchi, perché all'interno di questo territorio, su questi comuni, insistono il Parco della Miata, il Parco dell'Isola d'Elba, la Parchi Val di Cornia e Piombino e il Parco Tecnologico Minerario appunto delle Colline Metallifere. Ciascun archivio ha dimostrato davvero la sua singolarità. Molto spesso, più che per il contenuto, è legata proprio al diverso modo di essere valorizzato e raccontato. L'archivio quindi è qualcosa di estremamente vivo. Non lo si deve assolutamente pensare solo come un contenitore di memorie che si cataloga e poi si tiene in una teca, in una vetrina, ma è qualcosa che davvero può generare, grazie alla ricerca che mette in moto, progetti di mostre, iniziative, tutto ciò che in qualche modo poi ha una ricaduta importante sull'economia del territorio attraverso il turismo, ma molto spesso forse anche attraverso proprio lo sviluppo economico appunto di un territorio. Alcuni di questi archivi sono già molto avanti anche nell'ambito proprio della digitalizzazione, e per noi questo deve essere un elemento di stimolo, perché quello che potrebbe essere importante per questo territorio è creare proprio un polo digitale della Toscana meridionale che racconti la storia del lavoro, partendo chiaramente dalle miniere e dalla siderurgia. Potrebbe estendersi a quello che è tutto il valore dell'impresa di questo territorio, impresa intesa proprio come il lavoro. Diversi soggetti sono caratterizzati da grandissime risorse umane, competenti, di profonda conoscenza appunto del territorio che raccontano. L'idea è quella di continuare questo sistema, cioè di andare nella direzione forse addirittura
di costituire davvero un polo stabile che metta insieme queste competenze, queste conoscenze, ma anche questi contenuti degli archivi. Ognuno è importante che mantenga la sede del proprio archivio nel luogo dove questo nasce e si sviluppa, ma grazie alle nuove tecnologie può essere invece tutto in qualche modo riunito virtualmente in un portale unico. Questo è proprio un nostro grande obiettivo per il futuro. E quindi noi abbiamo cercato, come dire, di utilizzare questa esperienza, questa occasione che ci è stata fornita dalla Regione Toscana e dalla Soprintendenza Archivistica come una partenza. Quindi noi non crediamo che questo momento sia la conclusione del progetto. È la conclusione di quel progetto, ma vorremmo che fosse l'avvio di un nuovo progetto dove si possa veramente, grazie al digitale, mettere insieme tutto questo patrimonio che è stato studiato in questi anni.